servizio, Francesco Picco contro Matteo Berrettini. Parte subito avanti il giocatore di Genova che trova la volée. 15-0. Fondamentale capire chi dei due si saprà adattare meglio, adattare prima al plate di Genova. Chiede scusa a Berrettini, il cui rovescio in risposta è stato deviato dal nastro. Non ha controllato il suo di rovescio invece, Picco. Però il nastro ci stava mettendo lo zampino, aveva perso anche l'equilibrio per un attimo Picco. Per sua fortuna Berrettini non ne ha approfittato. Che si stava arrampicando proprio. Risposta aggressiva ma lunga. 40-15. 40-15. Fallo di piede. La prima volta che lo vediamo in questa finale maschile. Ancora tentativo di risposta aggressiva da parte del giocatore romano, ma la palla vola via. E allora parte bene Genova in questo match. Genova che naturalmente cerca la doppietta dopo che ieri sono state le ragazze a festeggiare in modo anche piuttosto laborioso, perché dopo essere state campo. Fa più controtempo da parte di Picco, che poi tenta di chiudere con una volée corta stoppata di rovescio, ma forse fa abbassare un po' troppo la pallina dopo che Berrettini era stato costretto a remare da fondo campo. Ma dal punto di vista delle caratteristiche di gioco già vedo qualcosa che potrebbe determinare qualche problema al giocatore di Genova, mi dispiace dirlo, perché queste rotazioni che lui utilizza su questo tipo di superficie non sono molto adatte. No, sai perché? Perché è una superficie veloce ma altrettanto molto morbida, molto confortevole, e il rimbalzo che ne esce da questo genere di traiettorie, sì, la palla non viaggia, ecco, non viaggia più invece come dovrebbe. 40-15. Due chance per l'uno pari. Che occorre tirare molto più vicino alla rete, fare arrivare la palla con grande velocità, ma anche con un angolo al suolo. Va tutto molto bene Berrettini, che stavolta trova una prima carica e poi con il dritto può fare quel che vuole. Uno pari. Ha perso il primo punto di questo game con un doppio fallo il giovane romano, ma poi si è rifatto con gli interessi. È importante subito sbloccarsi con un game che tra l'altro è iniziato un po' male, dal punto di vista almeno mentale. Ancora avanti Picco, passante di rovescio di Berrettini abbondantemente largo. Beh, sicuramente Picco mi sembra che stia cercando la rete, non deve evitare proprio quei problemi di fraseggio da fondo campo che lo porterebbero probabilmente in difficoltà. Colpisce male in risposta, palla che schizza, Berrettini si fa arrivare la pallina addosso, 30-0. 30-0.
Francesco Bolli, capitano per questo match dell'Agnene. Questa è una buona risposta. E poi lavora bene a rete Berrettini, che finta il dritto e poi va con la smorzata. 30-15. 30-15. Dritto di Berrettini, difesa di picco. Buono anche il lob. Non questo rovescio. Ha provato a difendersi il giocatore genovese, effettivamente quel pallonetto difensivo si era stampato sulla riga, l'abbiamo appena rivisto. Però poi brutto errore con questo rovescio. Sì, non si aspettava questo ritorno così profondo da parte di Berrettini. 30 pari da 30-0. Diciamo che l'attacco era un pochino telefonato, però Berrettini non ne ha approfittato. Comunque picco appena può, si gira dal lato del dritto. 40-30. Avete visto questo attacco molto lavorato, con il rovescio tagliato Berrettini non è riuscito a trovare proprio il timing giusto. Beh, voleva giocare, ha giocato il taglio sbagliato, l'ha detto pure lui, si è visto chiaramente dal gesto che ha fatto. Non ne aveva bisogno di controllare la palla in back. Ripete la seconda. Comunque, con il dritto inside in, Francesco Picco tiene ancora la battuta e Genova conduce 2-1. Inquadrati i due protagonisti di questo terzo match di singolare della finale maschile di Serie 1 2014, Matteo Berrettini e Francesco Picco, al momento avanti il secondo, 2-1 senza break però e senza palle break nel match che inaugura questa terza e ultima giornata di incontri al 105 Stadium di Genova, dopo che proprio la squadra di Genova si è laureata campione d'Italia femminile. Quella maschile sta cercando di riportare il titolo a Genova dopo 35 anni, ultimo trionfo nel 1979, mentre l'Agnene ha conquistato lo scudetto nel 2010. Continua a fidarsi a queste soluzioni molto lente di rovescio, Picco, ma sta perdendo un po' troppo il campo. Beh, si sono già palesate le difficoltà di Picco, che comunque molto intelligentemente sta cercando di trovare qualche soluzione, e la soluzione corretta è quella di presentarsi a rete. Deve trovare il colpo giusto, l'approccio giusto per risolvere qualche problema. Se toglie il tempo al suo avversario, si presenta spesso come intenzione di fare. Questo è un bellissimo rovescio aggressivo. Lungo linea da parte di Picco, 15 pari. 15 pari.
doppio fallo, già il secondo per Berrettini in questo match. 15-30. Era un po' attanagliato, eh? Non ha ancora capito bene quali sono le strategie e la tranquillità con cui può gestire questa partita. Let. Primo servizio. Ancora con il rovescio lungo linea picco e ancora in difficoltà sul suo lato destro Berrettini. Arrivano le prime palle break di questa partita, sono per Genova, sono due. 15-40. Tentato di chiudere in bellezza il game con una risposta aggressiva, ma il dritto non passa. 30-40. 30-40. Prima, con grande personalità Berrettini annulla anche la seconda di palla break. Nella prima situazione era stato picco ad aiutarlo, invece stavolta è tutta farina del suo sacco. Ancora prima e dritto per vie centrali. Vantaggio Aniene. Vantaggio Aniene. Insomma, direi che ne è uscito molto bene Berrettini, perché da 15-40, a parte quell'errore di dritto di picco in risposta, ha fatto tutto bene lui con la battuta. Si è fatto molto bene con la battuta, spero che non si aggrappi esclusivamente a questo colpo, perché in teoria mi sembra di aver visto che non ne ha bisogno al 100%, in grado anche di gestire tranquillamente lo scambio da fondo. L'importante è non accorciare troppo, perché picco insomma non è lì a subire e basta. Buona prima esterna. Anche. Magari le velocità al servizio di picco sono più lente, però comunque riesce a trovare angoli interessanti, come in questo caso ha servito a 149 orari, però molto stretta la traiettoria. Anche questa traiettoria centrale sicuramente dà molto fastidio a Berrettini, fa benissimo a utilizzarla. Vedi come si è spostato di busto e non si è spostato di gambe. Aspetta, per favore. Rapidamente Picco si procura tre chance per il 3-2.
doppio fallo, è 40-15, avanti 40-0, Picco si affida a una seconda un pochino più vivace. Tentativo. Altro fallo di piede chiamato a Picco, che aveva trovato la prima. Non dice niente, evidentemente. Risposta da parte di Berrettini. Beh, certo, poi comunque chi subisce il fallo di piede è anche condizionato nel momento in cui va a servire, magari ha paura di commettere qualche errore di troppo da questo punto di vista. Sì, ma il fatto che non protesti, perché di solito sei un fallo di piede, evidentemente deve essere proprio palese. Adesso starà attento, vedrai. Insomma, esce bene da 40-0, 40-30. Berrettini stava provando a recuperare, ma Picco trova la prima di servizio. Qui rimaniamo con la battuta che al momento viene conservata da entrambi i giocatori. Ci sono state, come dicevo, sul 2-1 a favore di Genova, due palle break che avrebbero potuto condizionare molto questo primo set. Era stato bravo Berrettini ad annullarle, al tempo stesso è stato bravo Picco sul 40-30 di evitare, a scongiurare i vantaggi. Ricordo che si gioca al meglio dei 7 incontri, quindi chi totalizza 4 punti vince il campionato, motivo per cui oggi assisteremo almeno a 3 partite, che sono due singolari finali e un doppio. Poi naturalmente, a seconda di come si porteranno avanti le cose, capiremo se ci sarà ancora da giocare. Quello che sta vivendo Berrettini l'ho vissuto anch'io da ragazzo, c'erano già incontri tra club che si giocavano sui 7 incontri, cioè si finiva comunque con un doppio di spareggio anche nei gironi eliminazione, si chiamava Coppa Croce, era una competizione di seconda categoria ma interessante. Ma la cosa drammatica, sai qual era? Che si giocava 3 su 5. Aia. Certo, i ritmi non erano questi, però insomma si assisteva a giornate a 3 su 5, 7 incontri in un giorno erano una cosa impressionante. Dunque, 3-2 Genova, servizio Aniene. Quindici zero. Nonostante una risposta di istinto, Picco non può far nulla dopo. 30-0. E 40-0. E arriva anche l'ace con tanto di bravo da parte di Picco. Insomma, rispetto a quelle due palle break annullate prima, Berrettini ha faticato molto meno nel sesto gioco. È sicuramente per lui, più si allunga la partita, più rimane in partita e più si sblocca personalmente. Insomma, comunque ricordiamocelo ancora una volta, ragazzo di 18 anni, anche se ha fatto una bella esperienza, penso, nel girone regolare. Sono esperienze che comunque ti consentono anche, sì, di crescere a livello poi dopo internazionale. Assolutamente. Anche perché comunque giochi al fianco di giocatori, guarda Bolelli, guarda Cipolla, guarda lo stesso Santo Padre, insomma, giocatori. Certo. Poi ce li ha sempre al fianco, sicuramente gli trasmettono tante cose, al di là dello stesso Cobolli che sta in panchina. Ma comunque Santo Padre lo segue proprio, quindi. Sì, sì. Forcing da parte di Berrettini,
nonostante avesse trovato comunque un servizio praticamente sulla riga. Infatti Cobolli parla con l'arbitro, come dire, guarda che la seconda di servizio di Picco era fuori, sembrava molto profonda effettivamente, non c'è stata nessuna chiamata. Comunque il punto è andato comunque a Aniene. Questa è bellissima perché attacca il controtempo Picco e riesce da quella posizione Berrettini a trovare un passante tagliato di rovescio. 15-30. La palla lentamente, guardate, eccola qui, ha scavalcato il genovese. Attenzione anche il nastro adesso. Un paio di situazioni fortunose per Matteo Berrettini, che adesso ha due palle break lui. Sono le prime a sua disposizione. Il nastro assassino che mette completamente fuori tempo Francesco Picco. Sbaglia di dritto Picco, peso del corpo all'indietro, arriva il primo break di questa partita ed è a favore del circolo canottiere Aniene che conduce 4-3. Ecco là che si è confezionato il break, bisogna confermarlo, eh? Arriva però il terzo doppio fallo della partita di Berrettini. Prima però poi lo schiaffo, ma dove l'ha messa? 15 pari. Beh, questa non era così semplice, così scontata, anche se questo schiaffo al volo, intendo dire. Ace esterno, croce delizia il servizio di Berrettini perché sì, riesce a mettere a segno ace, però i doppi falli non sono proprio pochi. È strano tra l'altro questa sequenza di doppi falli, perché al contrario sta servendo piuttosto bene, direi. Ancora molto bene qui da sinistra. Soluzione centrale, applaude anche Cobolli. Evidentemente sono proprio esecuzioni fuori ritmo quelli che determinano il doppio fallo e non aspetti psicologici. Larga. Lunga, brava, molto lunga. Comunque non arrivano proteste né da parte di Berrettini né da parte di Cobolli. 40-30. E infatti anche il replay ha sottolineato la palla dubbia. Palla è larga e credo che l'arbitro abbia confermato a Cobolli che la palla non ha toccato la riga, ho visto io. Non è facile neanche dalla posizione di Cobolli vedere. Vediamo questo dritto perché è molto importante. Ma è buona, a me sembrava buona. Sì, nettamente. Ma l'arbitro comunque l'ha vista larga e c'è poco da fare. Almeno dal replay che abbiamo visto, la sensazione, più di una sensazione, che la palla tocchi un discreto pezzo di riga. Quindi 40 pari da 40-15.
Berrettini. Picco cerca sempre di variare, di fargli giocare palle comunque non particolarmente pulite, con delle traiettorie, vedete, molto lavorate. Ma non può lasciare tutto quel campo e giocare un back di dritto dalla parte del rovescio, eh? Cioè, può rifugiarsi in un errore dell'avversario, ma c'è tanto spazio dall'altra parte. Terza chance di 5-3 per il circolo canottiere Niene. No, no, si perde l'ennesimo errore di rovescio da parte di Francesco Picco. Allora, faticando un pochino, ma riesce lo stesso a confermare il break Berrettini, 5-3, e allora adesso Genova è costretta a servire per rimanere nel primo set. Beh, la conferma del break era forse il passo un pochino più complicato proprio per Berrettini. È stato un bravo, allo stesso tempo aiutato dall'avversario, perché questi ultimi due punti sono stati giocati abbastanza male, devo dire. Sì, sì. Taglia molto bene il campo Berrettini, era un po' troppo in ritardo però Picco, un po' troppo verso destra dalla sua parte di campo. 0-15. Altro errore, soprattutto col dritto, spesso quando cerca l'accelerazione incrociata gioca col peso del corpo all'indietro, la palla vola via. Finisce vola via perché lui cerca di alzare la traiettoria sopra la rete, in realtà non lo può fare su questa superficie, anche perché permette al suo avversario di spingere con facilità sul punto successivo. Può ripetere la prima, Picco. Ancora. Avanti 0-30, Berrettini tenta qualcosa di più rischioso, tutto sommato fa bene perché comunque c'era lo spazio. C'era lo spazio, c'era la scelta è corretta. 15-30. Dentro, dice, magari. Bastava, sarebbe meglio. Sarebbe bastato probabilmente anche un metro dentro, non c'era problema tirare così vicino alla riga. Buona, che bravo, ha trovato l'incrocio delle righe Berrettini su quel dritto incrociato e poi dopo ha ribadito il punto. 15-40, due set point a Niene. 15-40. Buona risposta, non contiene Picco, e allora con un secondo break Matteo Berrettini.